Ciao, grazie, grazie del tuo click che, come al solito, ha animato me, mi conosci, e ha animato Elda Alvigini. Benvenuta! Ciao, benvenuti a voi. Bene, Elda Alvigini è un'attrice, la conoscerai sicuramente. Tu ti sei laureata in lettere, quindi hai una laurea in lettere, poi ti sei diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ho letto. Sono andata a indagare su di te. Ho letto che hai fatto moltissimi seminari di teatro con Dario Fo, con Peter Stein. Quindi una grandissima attenzione al teatro nella tua formazione. E poi il successo però arriva nel 2006 con i Cesaroni. Che se non avevo fatto Peter Stein, però non mi piavano, sicuro. Ah, quindi Cioè, è hai avuto ovvio. una base talmente forte Assolutamente, che poi ti hanno scelto. Siete adesso attualmente alla quinta serie. Io proprio sui Cesaroni, su questo successo incredibile che hai avuto con il personaggio di Stefania Masetti. Masetti, la moglie di Max Sì, Tortora, la preside. la preside. E proprio su questo successo che tu hai avuto, ti volevo fare una domanda. Dimmi. Quali sono due lati, due aspetti positivi di avere successo attraverso un ruolo da protagonista in una fiction così importante? Quindi due lati negativi e due lati positivi e due negativi. Quali vuoi dire? Prima è negativo o positivi? Ma è uguale. Il primo positivo è che mi posso pagare il mutuo. Buona! No, è inutile che ci trinceriamo dietro Sì, discorsi artistici. artistici. Io mi Sì. pago il mutuo col mio lavoro e in Italia pagarsi il mutuo facendo l'attore è, cioè, già hai vinto la lotteria, diciamo, ecco, quindi ringrazio sicuramente. Cioè, proprio lavorare. Sì, poi in questo momento proprio qualsiasi lavoro, quindi il mio è anche un lavoro da privilegiata e quindi sono assolutamente riconoscente a chi mi ha dato la possibilità di continuare a fare il mio lavoro, perché quando io ho vinto il provino dei Cesaroni avevo in realtà rinunciato e stavo preparando biochimica, medicina, io ho fatto Biochimica, medicina, ma non ti bastava la laurea in lettere? Evidentemente no, No. perché poi appunto dopo aver fatto due film al cinema da coprotagonista con Pierfrancesco Favino, io mi aspettavo, mo tocca a me, mi chiameranno, farò dei film bellissimi, invece niente. Vabbè, sono arrivati i E Cesaroni. dopo un sacco di anni che nel mentre appunto che facevo, e allora mi sono rimessa a studiare, a me studiare è sempre piaciuto molto. E andavo pure benino, ero nel gruppo dei secchioni a medicina, ho dato tutti gli esami del Secchioni. primo anno, sì, sono entrata Ma subito la pensa prima te. botta, ho passato chimica al primo esame, Ma fisica, guarda la proprio Masetti. un po' secchiona, Quindi hai sì. fatto la preside proprio, No, ti ho hanno fatto la fatto fare la preside. studentessa, No, quando ti anzi. hanno fatto fare la preside eri proprio contenta. Guarda, devo dire, mi sono divertita molto a ricordarmi tutto il peggio di tutti i professori che ci avevo avuto nella vita e li ho messi tutti insieme, li ho concentrati perché poi questo personaggio che io amo fare, ecco, Sì. un altro lato Ti positivo è che diverti, no? è un personaggio che varia molto, no? Per cui si arrabbia col marito, col figlio, fa finta di essere cattivissima a scuola, quando poi è una frignona pure lei fuori con la sua amica e c'è anche dei grandi momenti sia commoventi di confronto affettivo, sempre col marito, col figlio, con l'amica. Forse sono il personaggio che cambia di più. Io mi diverto moltissimo a Adesso fare. tra parentesi, poi mi devi dire i lati negativi, Ma i lati non ce li negativi sono che scordiamo. pure mia madre, tra un po' mi chiama Stefania, Ciuciù, che se Sì. vado in giro e sto piangendo perché mi ha lasciato il fidanzato, mi fanno scusa, scusa, posso fare una foto? Così, è proprio queste cose che tu rimani un po', perché quando fai un personaggio comico, diciamo, Non per ti la puoi gente sei un pensare. po' un pupazzo, cioè tu devi essere sempre allegro, cioè a te non ti portano via la macchina, non ti fanno la multa, appunto non ti vengono i brufoli, non c'è la cellulite, no, invece Senti, c'è la cellulite, i brufoli, ci fanno la multa, tutto uguale a voi, insomma, non è. è tornato. Abbiamo nominato prima Lucia, Elena Sofia Elena Ricci. Sofia Ricci. È tornata Lucia quest'anno. Poi è andata via Eva. Quindi personaggi che Pure mio vanno, figlio è andato via. entrano. Sì, insomma, Ce n'ho uno pers nuovo, eh. Ne ho preso uno proprio a prestito, l'ho adottato un benissimo. delinquente così. Quindi nelle fiction personaggi che spariscono per esigenze varie. Hai mai avuto la tentazione di sparire anche E guarda, in realtà
Sì, nel senso che a un certo punto quando vedi che non riesci a fare nient'altro, perché purtroppo noi abbiamo, appunto tu hai detto hai studiato tanto, non gliene frega un bel niente ai nostri registi, casting director, perché io sono Stefania De Cesaroni e pare Chiaro. non possa fare nient'altro nella mia vita se non quel Ma no, ma sei personaggio. bravissima. C'è un regista con cui proprio ti piacerebbe moltissimo lavorare e saresti disposta ad abbandonare Stefania? Ma guarda, Un regista un nostro o anche regista internazionale? nostro, io ti posso dire, in realtà sono molto attratta dai giovani registi, Sì. perché mi sembra che ci sia molto talento a cui dare spazio, lasciare spazio. Per cui ho lavorato a teatro, ma lui ha studiato regia in Inghilterra, si chiama Alessandro Celli. Io spero che lui faccia presto il suo lungometraggio e spero ci sia un ruolo per me, non lo Un ruolo so, non lo so. Poi mi piace moltissimo Saverio Costanzo. Ah, come Non vorrei scomodare i grandi nomi no? nostri, no? Perché poi è troppo facile, in qualche modo poi sembra che vuoi così leccare, no? No. Queste cose da cortigiana. Ci sono, noi abbiamo dei bravissimi registi, Giovani, quindi ma spazio anche alle. nella nostra grande tradizione della commedia, cioè mi piacerebbe poter fare, per esempio, con Massimiliano Bruno, credo sia un bravissimo autore, nonché regista, ce l'ha dimostrato col suo film. Credo ci sia la possibilità di E una rinascita. abbandoneresti Stefania? Vabbè, adesso non ci Ma pensiamo adesso all'abbandono. io diciamo che paradossalmente continuerei con piacere a fare Stefania se riuscissi a fare anche altre cose, se no sono Però costretta io ad so che abbandonarla, quest'anno capito? tu fai molte cose, fai molto teatro. Sì, quello sempre, C'è sì. cioè questo spettacolo Inutilmente Figa. Sì, è il mio È un spettacolo. monologo. Sì, è un monologo e ho avuto il coraggio di scriverlo con la mia migliore amica che è Natascia Di Vito. E poi, siccome appunto io faccio l'attrice, lei fa la montatrice di mestiere, abbiamo ottenuto, corteggiato Marco Melloni, che è un grande autore, l'autore di Sabina Guzzanti, per Sì. intenderci, che è intervenuto, ha fatto una supervisione ottima e quindi ha dato Al una forma testo. drammaturgica molto più fluida e migliore e mi farà anche la regia Quindi in perché scena ci sei tu e basta. sì, E poi veramente ci farai saranno delle altro. sorprese, ci sono delle guest ospiti perché ci sono degli interventi, ma Bene. non voglio E poi ci svelarvi. sono altri impegni teatrali quest'anno. Sì, riprendiamo Vento e pioggia in cartellone alla Cometa tra Perfetto. gennaio e febbraio. Senti, ma di tutta questa tua attività teatrale ne parli con Stefania? No, quella c'ha da fare, c'ha C'è quel da fare, marito, c'è quel non c'ha marito, tempo, non c'ha tempo, no, tremendo. esatto, lei vorrebbe andare a teatro, ma non riesce. Hai un maestro? Hai avuto un maestro in questa tua formazione di attrice? Maestri tanti, io penso che il segreto sia proprio rubare, come vedi una cosa che ti piace, e dire questo mi piace, lo prendo. Quello che ho scoperto, Assorbire. esatto, quello che ho scoperto, perché i miei genitori fanno tutt'altro nella vita, però Quello che aspetta, dopo torniamo ai genitori. Quello che hai appassionati scoperto? di cinema, di Sì. teatro, di arte. Quindi io Quindi. sono cresciuta sin da piccolissima, io mi ricordo già a 6 anni andavo a teatro, al cinema. Quindi sicuramente mi accorgo poi quando mi rivedo, soprattutto nella commedia, che io non sapevo di essere una comica, l'ho scoperto facendo Cesaroni. Hai scoperto i tuoi tempi comici, le Sì, tue. un conto è dire la battuta con le amiche o con gli Sì. amici, un conto è vedere che funzioni, cioè Verificarla. anch'io sono rimasta stupita, Quindi lo no? vedi che i Cesaroni sono Sono stati una importantissimi. scuola, allora, a parte gli scherzi, io ho avuto un grande onore perché io ero un'attrice su cui hanno scommesso, perché non ero un'attrice di commedia. Avevo fatto due film, La verità vi prego sull'amore di Apolloni Apolloni, e sì. Emma sono io, dei Falaschi, in cui appunto facevo la commedia, ma la commedia quella un po' da film inglese, Sì. francese. Un po' sofisticata anche. Sì, esattamente, sono due film a cui tengo molto, Sì, mi sì, sono sì, sì. molto E carini. poi? E poi quando io arrivo sul set, io non ho dormito per un anno. Cioè, una volta mi ha chiamato la ragazza di produzione per dirmi: Elda, domani, guarda, sei seduta, devo dire l'orario della macchina. Io ho detto: dimmi, è 5:40. E io gli ho detto: va benissimo! E lei mi ha detto: ma che mi prendi per il culo? Ho detto: no, non hai capito, basta che venite. Perché io non ci potevo credere di stare su un set con tanti professionisti,
professionisti, e quindi ho cercato di rubare tantissimo. La fortuna di avere un partner come Max Tortora, che è un genio assoluto, insieme, no? Siete divertentissimi, e io ho cercato di rubare, ecco, e sì, mi sono accorta a volte rivedendomi che forse ho assorbito tante cose della nostra commedia all'italiana. Allora, se vogliamo fare una metafora, sì, del lavoro di attrice con la scuola, con l'università, sei proprio una secchiona. Sì, di quelle che stanno lì, sì, al primo, sì, banco, sì. Sì, no, pendono dalle labbra della professoressa. No, al primo banco no, perché io facevo pure sega per recuperare l'interrogazione di storia. Però ecco, appunto, rimandata no. Una secchiona disinvolta. Secchiona, sì, ad usum delfini, cioè nel senso quando serve. Così. Senti, e c'è un'attrice anche del passato nostra, ok, o internazionale, è una domanda che faccio a tutti, è un'attrice, sì, che avresti voluto essere? Sì. Di? Ugo Dognazzi. Ugo Dognazzi, sì, assolutamente. Sì? Soprattutto il capello. Beh, un grande. Assolutamente. Un grande. Lui poteva essere comico, drammatico. Guarda, effettivamente... È stato un grandissimo nostro... Sono molto affascinata da tutti gli attori che sono partiti dalla commedia e poi hanno rivelato qualcosa di veramente toccante. Capacità, no? L'hanno fatto drammaturgica. Tutti, Totò, Alberto Sordi. L'unica, sì, che l'ha fatta al contrario è Monica Ditti, perché è partita da Antonioni e poi vero, è approdata alla commedia. Sì, io penso che un attore abbia il dovere, se ama il pubblico, di essere vero. Quello sì. Senti, tu prima hai nominato, e chiudiamo con questa immagine bellissima di tuo papà, sì, che io so essere pilota di aerei di linee e poeta. Eh già. Cioè, come nasce un poeta pilota? C'è un poeta volante a casa. Che bello, il poeta volante! Anch'io vorrei avere un poeta volante dentro casa. No, devo dire, vabbè, è stato un papà molto divertente, mm-hmm, perché appunto lui ha sempre avuto questa grande fantasia. Io mi sono addormentata ascoltando storie inventate, che in continuazione, bello, no? T'ha proprio fatto volare. Sì, poi ho volato veramente per aria ed è stato particolare perché ovvio da bambina tuo papà vola, porta gli aeroplani, sì, per me era Superman, l'uomo ragno. E poi viaggia e poi ti racconta di posti incredibili, sì, meraviglioso. Sì, devo dire... Poeta volante non l'avevo mai sentita, guarda, sì, che sì, meraviglia. E poi finalmente adesso è da qualche anno in pensione, si è, mm-hmm, potuto dedicare completamente alla scrittura, è la sua passione in realtà da quando è ragazzino. E si chiama? Claudio Albigini. Senti, Elda Albigini. Posso fare un altro scoop familiare? Sì, certo. C'ho pure un fratello montatore, Pure! Ma sì, adesso mi è appena tornato da Venezia, scusate, volevo tirarmela. Ah, vabbè, ma allora siete una famiglia... Alfredo Albigini! Ha montato con la Calvelli... Siete una famiglia di artisti, insomma, ma montatore, guarda, non no, è un artista, questo, però... Sai perché te l'ho detto? Perché effettivamente non è un caso che tutti e due fratelli siamo finiti nel cinema, cioè abbiamo assorbito in famiglia un amore per l'arte, per il cinema, per il teatro che... Quindi, su questa esistono a Roma i Cesaroni, ma esistono anche gli Albigini. E dai! Ti ringrazio, grazie a te. A presto! Ciao!